Custa attividadi è stata realizzata con s'aggiudu de sa Regione Autonoma de sa Sardigna, imprentas 2022-2023, lei regionali 22-2018, articolo 22. Amigos caros de sa Radio Televisione Sarda, Benito Rausa, questo atto più bello. Devo dire una cosa, che avevo già i 40 anni che vado su televisione in Sardegna, ma uno preso 10 anni di fare trasmissioni, se non credo di essere mai provato. Poi con questa trasmissione si ho conoscendo di adesso, s'animo profondo di questa terra cosa nostra. Questa bella cosa di questa poesia, Marcello Serra narraia da qua, questa poesia floriri a sa sola, proprio in ogni bucca di ogni sardo. E noi con questa trasmissione siamo andati a cercare, a conoscere meglio, meglio su questo mondo della poesia, con i concorsi, con i sattopi, con tutto questo mondo bello che accesti in questa terra nostra. E dove adeus in compagnia di una poeta, di una conoscitora, una che vive questa poesia de E tu Savira, Anna Cristina, ta cosa bella, torna in pari con questa gira pure. Grazie a tu, e questa dopo bello, che si offio concordai, può onorare questa poesia, che questa poesia si nominesce, si nominesce questa terra nostra, si nominesce in te, i poeta, che ogni gira si conta, un pago di Isus, un pago di questa comunità di Insoro, che tutto un pari fa questa terra nostra. Mi pare che sia di Aderoso una terra bella. E questa gira poi è usata, impari proprio in su capo Zuzu di questa terra nostra, a conosci altre lingue, sa che ci punti in Sardegna, altre varianti linguistiche di questa terra nostra. Dunque, sa di Aderoso un attore più bello. E poi ne uso un ospite particolare, di Aderoso un attore di importo, mannu meda. Però, come te, ogni gira di questa prima puntata, devo, è questo un carico di ma voglio la sai, Anna Cristina Serra, o presentare gli ospiti, si avuti oggi in trasmissione. A tu, Cristina. Grazie, Sadia Deros, un'attora, un'odia, ma non scelto un'attora, una musicista, una maista di musica, una regista, una poetessa, dopo un nuovo ultimo, vuoi che mi vuoi questa prima cosa. E infatti Gisella Vacca di Orlo presentai con i sfuerdos, con i versi di una poesia tua che mi metti dei meda. Tu hai scritto in un'altra lingua, ma devo mi so permette di tradurre in sardo. Cammino l'izera, perdendo esemene nuscoso ad un zivassu, e canto pro lo sfager brottare. E Gisella, costumeria da fraier brottare, questo sfaello, so finza se, presentendosi, questo oramai due cinesi, esti su spuntonello della poesia. De Donia Demposu e Gisella Sadannai e chi ne è ospiti che avete io con questa puntata. Grazie Anna Cristina, grazie a tu e a Ottavio, ma se non vi dà un po' leggere. Dopo sonare di sos poeta sardos, ma na pessau, no issos in vivo e scraru, però sa sposia si soro su un'esistata sa prima se ia po intendio. Galu prima de sa ia po studiavo in scuola, in italiano. Ed è un minuto Gisella, proprio po' Gisella, di Paolo Mossa. Ma tu non sei tio a Paolo Mossa, oi? A chi non sei tio, Gisella, così vai in compagnia? A po' vattio un poeta viino de Dommo, a po' vattio a Peppino Mereo. A Peppino Mereo. Bene, dunque, andavo, devo voda a tonare, a Itiest. E poi, poetanoso, a Naisa Beritari, Paolo in Cumossa, devo su già a Tobiano questa trasmissione, grazie a Pierpaolo Piludu, a sa contao sa vita de Paolicco e sa contao pure che anche una bella poesia. Ma poi torniamo su a sa trasmissione di oggi. Ma intendi una tarotta Gisella che sa da nai chi ne vuria Peppino Mereo, certo. E poi sa da pensa da nai e che poesia di Scerau. Moi si che io sa presentare gli ospiti, si che come tannao poi dopo puoi andare in Tattari. Infatti, questo in Tattari andai a Sattareddu, a Sattara città di esti a Sattaravatti di Sardegna. Dunque, Nareusa, che ha un suo spirito da appeticare tutto, dai castello, poi stendeva a Fodda e poi ho detto
i vidas che ho usato a cominciamo con questa poetessa ospite vincitora del suo premio Gullezio che è di Angela Costanzo benenni da Angela si va tu cammino meta e grazie a voi. Poi Angela sa da contare sa da nai questa poesia che non mi ricordo male ha vinto sul 2009 su premio Gullezio e sa da contare anche una cosa dei Savur a costau de ne uso oggi oh, lo presento come segretario del suo premio Collegio, ma Antonello non è scelto suo segretario del Supremo Collegio. Antonello è un poeta importante, ha vinto un montone di premi, è andato a manizzare, organizzare a suo proprio d'antesi e poi sicuro mi piace da imparare su Edo che è nato un amico nostro importante, un poeta manno che è Giovanni Viore, nada, prodotto su che vai da Antonello Balli di Brusoro de su chi pensata no. E a me mi piace di asi non riconosci. Torrao, grazie a Duca per dire Antonello puro. Antonello è uno che vuole di chicosi, di Medasorus, di questo mondo che ha dubbi ai cittadini tutti uguali, ma tutti uguali non è. Poi c'è stimato animatori culturali che è sempre in questo associo, e ora ti presento a te. È Gianni Paulesu, che certo. È il suo presidente del suo collegio, che sa raccontare questa storia, pensa se è il suo nome, ne vuoi il suo premio collegio, è proprio su no, su uno di questi premi, o di anche se vuoi naiga, su luogo a potere memoria. E poi Gianni Paulesu, che in questi stati vince se su un fondatore, su fondatore, uno dei fondatori. Sì. E ad attendimi per ciascosa cosa che si contai. Passiamo scomo a Diego Zatta, che è il presidente della giuria del suo premio dei Tireddu Nanneddu Chichine, ma Sadannai e Chinies, questo poeta. Sadannai vince se poeta ad antitregare questo premio e vince delle sezioni che antitregare a altre persone dentro di questo premio. Ma Diego Zatta è vince un amministratore, un ex amministratore. Mancai adesso bello ai cieli di su, perché questo premio letterario su potente si vince se una ina contro il suo spopolamento. Poeta no, poeta il Tireddu è una comunità di pitticca, ma chi si ona del vai meda, se tu te più lo riconosci. A costa usu, Angelo Maria Ardu, poeta. Il suo planarzeso però, no? E si è detto planarzeso, ma è planarzeso, ma questo vuro il suo vuro binche da in tutto. Questa poesia andrà in ogni lacana, in ogni luogo. Poesia andrà in ogni lacana, anzi, proprio il narrare, questa poesia non tene lacana, proprio una sorte nostra. Questa non tene lacana. E Angelo Maria Ardu, il suo vuro, è un organizzatore, nel senso in giuria, in altri premi, e sa da Ligi, questa poesia, vincitore in Tireddu e sa da contare finza se te e questa pubblicazione pure poi ti ha fatto un libro e tutto con cosa sua e a proposito questa questione di questo pure Sinsos come te che si nasce Sinsos de poesia ma a proposito di pubblicazione devo a parte tutta questa bellezza che ci teniamo su noi a piccata, voi due a Zannai e chi ne esti s'artista su sempre Gali. Gianni Azzeni, Deo di Torro, grazie a Donia Gira, voi ti ha donato cosa bella scavai di esso, questo sarazzo, su bello, su un papperi, ma pare in cosa di aver fatto a file bosano, mi va de cante bella questa cosa. Dunque, grazie a Gianni Azzeni, ma lui ha stavo lì proprio a pizzo di tutto questo liburetto su Caccio Punti Noia. La scrittura di Gianni Azzeni a piccata, questa è un tipo di scrittura, se la certo. Pensate. E questa scrittura, sfuggendo questa poesia, vostro singone, poiché si bianta bene, diventi un tappeto ai poeti. E noi c'è l'ottima questa storia, che si conosce, adesso premio collegio, e mascamenti pure adesso premio dei Tireddu. Dunque, c'è un montone di cose. Ma non è accabato di fare presentazioni, no, no, mancare ci sia ad ogni gira, tocca sempre con pregeri a presentare. Non è accabato, ma questa poesia, che vai da tappeto, questo tappeto che si ci vota da voi, pensa se che Nicola Loi di Ortueri, che commenta Donia Gida, Nicola, a sa serrata questa puntata, sa da regalare il verso suso, che vuol dire proprio il verso frisco frisco, su nascio su bo sinai, in poesia, s'argomento che ho toccato, insomma,
uno, penso che sia un vago sospiro di questa puntata. Grazie Nicola, si intende a posto, se però... Deu io voglio salutare altri due ospiti che vunti a questa parte della telecamera. Ah. Sì, vunti due pipieros, uno di Nanta Andrea, a Satro di Nanta Vincenzo, derenti uno dreggi e uno cinque, sei anni, si gastianta e si criticanta loro, scesi, ah. E si... Quando non so, vedo anche una cosa che si conduisce. Insomma, tu una tozza di che perché mi hai preso un montone di cose che non hanno a no, fui curioso come te spipioso ed ho due volte salutato. È vero che a punti ne vado del mio, ma a punti due spipioso, dei dreggi e dei sesanno che castiano una trasmissione in lingua sarda e ci canta denda ciappai i suedos che mancai non intendi in te in giro. E dunque sono due volte salutare. Ciao Andrea e ciao Vincenzo e grazie. Bene, bene, bene uso in questa bella, bella famiglia, no? Cateneus, no? Su questa poesia è tutto. E come sai a comprendi itta è di Aderius questo collezio? Ha un di nasci poi il suo premio. E te questa sozio, che ne tu frequenta, da un di esti, da quando esisti, è tutto canto. Allora, il collezio è nato, era mio, una greffa d'amici, 15 di sotto, 20 bassoni, che ne pagliano i rocco la sera, quando c'erano a travagliare, di andare. E allora si acciappavano la sera, anche in piazza università attualmente, e hanno deciso, mi fa freddo, Franco Paolesi, che era un poeta, sassadeso, ha scritto Buru, e ha vinto Buru un premio una volta, un anno, e ha deciso di unirsi tutti i canti in pari e aprire un circolo. Questo circolo però non si era un permesso da aprire, perché la questura non si era un permesso. Allora c'era un politico, ai suoi tempi, ha detto mi, se puliti l'insegna di rubacchito mio, puliti aprire un circolo. E allora abbiamo pigliato l'idea al volo, così, e abbiamo pigliato. E cali via questo partito, si può dire? Questo partito era un BSD. Allora, una cosa antica a me era, sì. noi la pensavamo in tutt'altro modo, però pur di avere un magazzino, di avere un circolo, abbiamo pensato, abbiamo avuto l'insegna di Clomacchino ed è partito il circolo. Con l'esito l'abbiamo dato il nome a chi, nel 1567, in Chibi, proprio in livello universitario di Sassari, era un collegio di gesuiti. Ah, certo. E allora noi da minori diciamo, se non si conosciti, abbiamo detto già rifresci un esempio di vicini della banda di Collezio. Ah, e abbiamo pigliato il nome del collegio, sì. Collezio. Sì. Ecco. Poi dei gesuiti sono proprio fondati sull'Università di Casaresa. Sì, dunque, esatto. E hai fatto bene, nome, dirò Rai, grazie a Sassari. Il 1971. E quindi abbiamo aperto il circolo, ecco, sotto l'insegna di Clomacchino. Dopodiché, siccome la famiglia è cresciuta, tanti sozi, oggi attualmente siamo 247 sozi. Sì. Siamo abbastanza e quindi il locale è diventato minore. Anna Cristina, c'è un altro associo che tu conosci che tieni tutta questa gente? 250? Sì. Ma che te uscita no? No, è una cosa di avere su adesso. Sì. Tu è bene. Quindi oltre che è un'associazione, oggi è un'associazione culturale, sociale, ricreativa, il 76 abbiamo pensato, eravamo il cliente, non vittaggiamo più e ci siamo tra i figli di Via Lumberto. Mm-hmm. Siamo stati 6-7 anni in Chivi. Dopo siamo stati anche 20 anni la colonia Campestre, un altro locale dove era solo l'ossa dura. E noi ci eravamo uniti tutti quanti e tutti quanti in pari abbiamo deciso, univamo un tanto a Romesi, a chi era solo l'ossa dura, le fondamenta. No? E ci hanno dato un locale, allora era della regione. E ci hanno detto, noi vediamo un locale, però dobbiamo fare sarà tutto quanto, e abbiamo fatto di denaro. Ci siamo buttati, messi in mente, e abbiamo preso allora quasi 30 milioni, abbiamo fatto tutta la tamponatura, fatto impianti elettrici, idraulico, gialli, tutto quanto, e siamo nati. Cioè, siamo ragazzi, una cosa. Bella. Sì. Bella iniziativa, bella cosa. Dopodiché, siccome allora il locale era dichiarato pericolante, vicino a cui viene allora, allora si è nato un altro locale in Semova, attualmente, no? E noi ci siamo anche 20 anni, dal 2003 al 2023. Siamo 247 sozi, quindi femmo il premio di poesia, femmo il premio per la zena per i nonni, il pranzo l'ubranzo per i nonni, femmo i viaggi culturali per la Sardegna, no? Femmo attività
diciamo così, Giuca Maccatti, a Mariglia, a Pinellone, dicendo. E abbiamo con noi un po' di femmine che la sera bene, si bosano, giocano a carte con i mariti e via dicendo. Ma oltretutto, quello che ci sembra di tutto è la poesia, la cultura della poesia. Poi a ribauso in Gunisi. E siamo arrivati al 27° premio di poesia. È nato così, buffonendo, che mi fa credo, essendo un poeta, ha cominciato a scrivere qualche poesia, a che babbo mio pure era un poeta estemporaneo, dove allora via su Sischiglia, certo. E evidentemente la penna di babbo, anche mio padretto Franco, ha cominciato a scrivere poesie in sassaresu, ed è chi mi sono battuti. Bene. È dato un'impronta. Si fermava poco poco, poi sta, intanto poi potevo andare che 47 anni usa oi e nasce sì. Su primo premio e tutto quanto. Ma non chiestionavo dopo, e poi mi vuole andare, proprio da data di Eitireddu, già non è stata teso, no. Era, già, è stata canta, se sono gunis. Mi te, me logo, logo d'oro. Mei logo. Logo d'oro. Dunque, una bidiceta da nato, già Anna Cristina, ma di Aderusu, medas cosas, belle animazioni culturali, concerti, attività, si rassegna. Io ci sono andato uno scantuotto a Mare Miniere con Elena Ledda, Mauro Palmas. Dunque, cosas bellas di Aderusu. Ma fustetti è stato sindaco quando? Sì. Fin da quando? 75, da 75 a su 91. Ah, su 91. E poi sta a riposo di me. E da Torre. E mi pare che venga sola da Torre a commensare. No, per la cosa. Scusi, Paguago. Cominciamo su, scetti una fotografia mia da praci, di gusto, poi t'improvvisatore in anneddu chichine, quando è nascio e tutto quanto. Due cose, sì. In anneddu chichine è nascito su 1909 in Itireddu, in una famiglia di 11 figli. Come di a me, è tutto, di auguro, una famiglia di 11 figli. Sì. Ha fatto su massaio, su pastore, prima di fare su servizio militare. E poi si è congiunto a Turava. E siccome te sa muzere vidi assuntore dessa ferrovia, ha vivido con Isa da una cantonera a Satera, proprio a Rizzorzano, fattene una famiglia di 8 vizzoli. E da voi si è andato a Como, i noi vivinto tutto suo fizzolo, e i noi poi è morto. Ma finza che era stato in Sardegna, faceva da gara poetica negli anni 50 e 60, fino al suo primo anno 70. E ha lasciato me la poesia scritta pure. E poi entrai proprio a Intre su Premio, conosci bene le sezioni, questa è una cosa bella che ti dedicavo a altre persone, a sezioni, se sì. Tutto del su Premio. Ma io so che sto lì dopo. E ma voglio conoscere, ma come un poeta, sa, questo, mi pare che è materia cosa tua, dunque sa, ti lascio l'intervista. Sì, tanto cominciavo con Angela Costanzo, che ha vinto su Premio con Legge nel 2009, ma che hai voluto conoscere un po' meglio. Sia da Prage a Isciri, avevi picas parte a altro premio letterario puro. Su premio con Lezio, esti in tu gli hai vinto con una poesia scritta in sassareso. E come se la fai intendere? Come no, dai, provo. Grazie. Adesso in questo momento devo andare? Sì, adesso in questo momento. Allora, presento questa Buscicchi di Saboni. Poggi, ruffiana, che hai seti d'ugna notti a fa di razzurrada mia di conti, e pagliero già i beduri brinetti, e tanta vedi macchi mintigadi. Di pensamenti antichi e curiori, sacciarani, la gente più cuzzori, e li ha di un filo che mai si dronca, si besani, murendi che la zonca. Tutto di nuda, misciado, ingrugliurado, piglia la vinza e nanta la ragione, comente fuori criti rubabiru. Poi nuda, ranzigori che hanno ridotto zocca, a manzani di gaggi, d'ugna illusioni macca. Visozzi che ripienti di cano si ne può pisare. Ve pronto un caffè buono, un profumo in casa di latte e di caffè. È solo una condanna, bisogna travagliare. Tra sacrifici e fauri si sigue a trapità, a chi la fantasia non abbatta fa campà. Ma torna ad ogni notte ancora e furugia. Chi sa rufiana vozzi che c'è dentro? Sarà di ragussenzia macchini e carusà. Magando d'ancorocci o lasso, la santà. Più curriora voru, non sicura ragioni. Pieni, ma assulto, rido,
mi viene delusione, mancare a Manzanini. Buscicchi di Saboni. Buscicchi di Saboni. Grazie. Quando è che ti iscritta? Questo è quando ha vinto, che lì concorso ha vinto. Io so che quando sono nata, forse con la benda in mano, non lo so. Perché mi so sempre, mi muovi da dirmi, a dire cose che penso e a scriverle soprattutto, perché ogni abbassamento ora si andando davvero a vero. Allora giù carasci vieni, avranno più carasci. Cascetti? No, non più cascetti, ma avevo paura di la roba di chi si cascia panca, che si denne di lenzuoli, di chi si sente di cui va. Così che mi vinaggio di cosa è veccia di vecchio tempo, che so già, forse non so se sono 50 anni scrivendo, non è tutto buono, ma c'è da disciuvarà. Ha da toccare da sponni impari, mancava lì una pubblicazione. Infatti, se il rumamento da vega, che cosa da pure raccontare, e poi magari mi pare che tocca da fare a ecce. Grazie a Duncasa. Sì. Stato poeta. Stato poeta, che è sti Angelo Mariardo de Vlussio, e mi pare che Angelo Mariardo sia finza se in su premio de Vlussio, in sa giuria, per usa Angelo. E vincitori il suburo de Paricius Premius, in tutta sa Sardegna, ma oi sia sta deppi, e osa deppi a regionai, in arioso un pagoroso su fungoso de su premio, dei tireddu che tu hai vinto canto. Il sudomizia de Gheotto. Il sudomizia de Gheotto, con quale poesia hai vinto? Scusi, avuti. Sagun solda de Giaggio. Sagun solda de Giaggio è Angelo Mariardo, iscrivi massimamente in sa forma serrata, in rima. Prima de conosci sa poesia, tanti ma volli fai biri questo liburetto che ha preparato e questa parte. Ci vuoti 100 traballo, 100 poesie, sì, se no? Sì, sì. Tante per sì, gusto e tal. Questo è stato pubblicato in Sudomizia de Cassette, quindi il primo Sudomizia de Cassette. Sa maggiore parte della poesia sono tutte poesie premiate. Sa prima parte sono poesie che ho dedicato a sa famiglia mia, babbo, a mamma, a compagno, no. Corrispondenza con amico e cosa gai. Poi tutto il resto sono tutte poesie premiate per il concorso. Mi schimo la venatura è abbondante, insomma, non va come testa del suo poeta nostro, de Don Zidì e di Nicola Loi, che sicuro tiene una vena de abbondante, che si fa che insomma non si otta si fa che di intendere. E tu in Moise la fai intendere questa poesia che ha vinto ai tireddu? Sì. Quindi vuole si stranta già in paese pur Sioli, sì. In paese pur Sioli, sì. Rizzo. Oh, sì, come te lo disturbo, Andà bene, insomma, lascio per la tua cosa del Giaggio. Ma che nulla è smutato in sa consolza, cussa che fu de babbo e giaggio mio. Come toccate sta mia in ereo, ma non tendo né bacca e né tentolza, né polco, né la ghinza o madrigato. Poi non la vide sola abbandonata, d'ogni tanto vi ho fatto una scappata, gari muzzo su tempo spassato. E scomo il bida, ma ancora composta, sul muro sbalto, su un finza saoe. Certo un ubbido, né carro e né boi vigendo in sapiccata costa costa. Su rio, con sa antica cantilena, pare contento su che se deo. Ma chi sia che deri non vi creo, anzi soffrindi ad esse calchi pena. E sa spinnetta sono ancora reas, con pedra da sentadas in peales, chi pare ni se tende lo schintales, e i solbezos con tutto sa speleas. Ti rende un uentigheddu e capesusu, chi supra questa matta se sulende, canto più l'isculto parennende, sezzi e intende su chi non che spiuso. Sosconto il desemenza se arinzos, chi vaghian e intevios attunzos, su semen chi denian intro i punzos, prontos allo seminare in sospalinzos. E contos della ore, se messeras, de mandras, de multuras, de la ghinzas, de dusoldos, oltaglias e binzas, de innennas, incunzas, triuleras. In mesu, e questo sconto su una oghe in origia al misona che campanas. Bidundamo de buonas e mezzanas,
ma tu ed ogni tanto le si noghe. Grazie Angelo, grazie, Maria, bene. Grazie Meda. Vieni, sta carrendo in mano. Devo, su, pago tocca, la siamo su un pago, su noi, ma... Però si domina scia da mai fatta pubblico a Nicola Loi, che è primo a muovio su Tai Tai. Poi questa stessa poesia di Angelo Maria Ardo si ricorda da su tempo passato, ma voi duponiti sempre come internai in su tempo su de oi, con un meledo che si aggiuda da avere bene, taseo su stettio, ma ti osa po' di essere puro. Grazie. Dunque, se entrava su Pagu in queste storie, è tutto del suo premio, del suo collegio. Poi, tanto, noi santi portavamo di Adero, sono un montone di Luburreddu, su po' questa è storia manna, 47 anni, su, e poi è biennali, canto sezioni ci punti, conti sei Pagu Pagu de cosa sa, a pizze con questo premio. Il premio collegio, come ha detto Ianni, è nato in 76, 1976, grazie alla ragana di Va, di Rufradeddu Franco, che era un appassionato poeta e pure di Garedai. A chi si chiama Gullezio? Agli addittuendo, però lo voglio ripetere. A due passi da lo piccolo Sasso, quindi era lo primo sozio, ve l'Università di Sassari, che era stato fondato come ente Gullezio di Chiudi, si dice sassareso, dai gesuiti nel 1562. Il nome Gullezio quindi era pigliato tutta la gabura, come si direbbe in italiano, tutto il quartiere quindi ha pigliato il nome di Gullezio, tutta la gabura in Sassareso. E dunque Eddie hanno pensato di dare puro al circolo culturale che abbiamo appena fondato il nome di Gullezio. La prima edizione si attenta il 1977, per una decina d'anni a cadenza annuale, ed era riservata solo allo Sassareso. De Zani da Boi è diventata biennale. Ma tra il 1977 e il 2009, mano a mano, prima si abbecca a Ringa Sacha, con tutte le sue varianti, compreso le terroressie di Rugadurese, di come di Dino da Barchino e di Lagaresu. E poi si abbecca, con l'intento di avvicinare i giovani alla poesia, si abbecca pure all'italiano. Quindi siamo arrivati a oggi con tre sezioni, una di Sassareso, la seconda Zacca e le varianti e la terza all'italiano. Ed è pagicchio che l'anno il 2002 che abbiamo fatto l'ultima, è vero che abbiamo fatto 27 anni, 27 edizioni, ma è pure vero che avevamo 40 zincanni, ad allora passò 46 anni di vita. E dunque, secco, da voi del premio Zie, lo vecchio manno della poesia zaica, si potremmo considerare, se no, lo più vecchio, a rimanco, uno dei premi più vecchi in Sachigna. Ma la città di Sassari ha una gran tradizione di poesia, ma che a pensare che il canonico Ippano, già alla metà del 1800 del XVIII secolo, ma, per comprendersi, 1765, favidava in un suo libretto editato a Londra, favidava di le canzoni sassaresi. E dunque, Chica Garedai di Vapusia è continuata a vincere il primo novecento, ma chi pensa a poeti come Salvatore Ruio, conosciuto come Antonio Rugano, Mario Arocca, conosciuto come Brotto Salippa, Pompeo Galvia, Sassarimanno, Gildo Motrone, conosciuto come Ente Montior, Barore Diego Sassi, un grande intellettuale della poesia sassarese, Battista Ardau Gannasa, nato in Cagliari, ma a 16 anni venne a Sassari, non solo scrive poesie, ma scrive teatro e commedie e recitati dalle mani poesie sassarese. Antonino Sava, conosciuto come Ente l'anonimo sassarese, chi, grazie a voi di un sacco d'anni, grazie alla divinità di un figliolo che ha editato qualche cosa, si è conosciuto il nome ufficialmente. Ed era nativo d'Ozieri, ma vavidava e scriveva in sassareso. Bacca ha dato una baidata all'Aibu d'Oro di Rugullezio, per rendersi conto che chi ha bisogno di poesia
ha continuato pure il secondo Novecento. E quando noi vediamo il Laibo d'Oro, poeta commenta Cesare Mastino, Aldo Saresi, un campione della poesia sassaresa, Mario Scano, Dino Siddi, Nino Trunfio, che ha vinto, scriveva pure in Sago e ha vinto il premio Sieri, oltre a centinaia di premi in tutta la Sardegna. Palmiro De Giovanni, non solo grande poeta, non ha ancora, non ha mai editato un libro di poesia, ma ha fatto un romanzo meraviglioso, Clementina, uno dei primi romanzi in sassarese. Palmiro De Giovanni, vincitore e duburo di premio Sieri, Maria Antonietta Oce e Romano di Rimanni, Nino Foisi, Baum Bedanni, segretario del premio Collezio, indimenticato amico, compagno che manca a Risozio, a me personalmente, ma pure a Anna Cristina, un manno della poesia sacra in generale, scrive Edu Buru, Buru in sacro. Ma continuare con i poeti del tempo d'oggi, Angela Costanza, Ravel Minoghi, Mario Marras, un altro grande poeta in sassarese, che fa parte pure della giuria, lo sottoscritto, ma Pier Giuseppe Branca ed altri. Ma pure tant'altri nomi della poesia sacra fanno i banchi dell'Albo d'Oro del Collegio. Ma chi pensa a Anna Cristina Serra, che l'ha vinto nel 97, Vicente Bisano, Giuseppe Tirotto di Cacchietto Zaghio, Giulio Cossu e Gianfranco Garruccio di Dempio Pausania, Gonario Cartabrocca di Dorgali, Marinella Sesto di Iglesias, Sandro Chiappoli di Casteddu, Gian Gavino Vasco di Portigali, sono passati tutto a fare un premio Collegio. Beh, e dunque, Diadero, tu lo stai a sembrare una bella, un bello conto, grazie al Sasso Collegio, e ho fatto Diadero su una bella storia della poesia in Tattari, ma è dunque se in Sardegna è tutto. È stata una bella cosa. Grazie a poter scenare tutta questa cosa, poeta, ad arremonare un montone poeta a mano, che noi conoscevamo e uso apprezzavo e tutto canto. Dunque, andava. Si firmava poco poco con su collegio, poi tadeva i mapollisciri, proprio poi, siccome andava da Tattari, tutto questo bel poeta, Samannus e tutto canto, in questa pedicetta dei Tireddu, si è relato con sa poesia, caleste, non è tu che vieni via poeta improvvisatori, e come te sa cosa con sa poesia, poi ti hai fatto nascere questo premio e tutto canto? Beh, in vita, come te, in tutta la vita, vaia gente me da appassionata di questa poesia improvvisata e non vi potevano mai mancare dai savezza principale di Sant'Uciaco la serata del suo poeta fidi immancabile tutto quanto fino appassionato ed è un momento saviata piena di gente ai costenti del suo poeta e poi dai due di fini gusto che si divertivano a scrivere cantones oppure a fare qualche poetata in Sozzilleri. Quindi questa poesia è sempre stata questa passione. E Matteo Spensatello, che è su fondatore del suo premio Ghighine, qui disse pure... In quali anni ti ha fatto nascere questo premio? Quali sa prima cosa è su 1981. 81. Ma io devi dedicare un po' una sezione, a no? I se vidi, si fin le volte di Nannetto Ghighine, figlio di una sorre. E dunque sa, fin di presidente del suo comitato, e ponze questo programma di un premio di poesia. Ha funzionato per 2 o 3 anni e poi sono stato comitato, cambiato ogni anno, l'hanno lasciato perdere. Tanto io se l'ha tornata a proporre su 91. Su 91 Deo vi è ancora sindaco e gli demo subito su appoggio e finza su contributo. Dai, su 91 in goi l'hanno fatto non si è mai firmato. Ogni anno. Su 33 secondo canno. Bene. Tutta che rinnava, era attendo amministratore che ci tenne in tasta cultura, che rinnava il costo, potrei andare se pensa su un premio di poesia, che forse sì, no, non balli di i scetti posso posta lingua, poi su concorso di lingua sarda, ma penso che si possa da spondere, penso se prosa in anti, senza intenzione degli amministratori, che proprio questo è, penso se è onai, un'ugrasi differente, Gustavo Illicetta, perché questa poesia
paridi, chi no guerridi. E invece sì, è un modo di guerrare differente che non ha finito il risultato profondo. Ecco, penso che Diego sia possa essere d'accordo a questo di gusto. E poi ai tireddo non si deve scaresce che ha di un vulcano, ecco voi ta puntaici vulcanico so. E punti sempre pronto so, ai scummiti a piso dessa cultura, una idea di 500 so, anima. So. Anna Cristina, devo, ma voglio tornare, dove ancora scuttai, mi scusa se adesso premio collegio dei Tattari, però Emma Volli, come sai, intendi una bella cosa di Gisella, dunque e ti ha portato, si danno prima, però si fai si conosci meglio questa figura di poeta, di Peppino Merè. Sì. Peppino Merè è nato in Donara in 1872 e è morto giovane meda, a 29 anni. Eppure in questo spazio sanno sono salassato un patrimonio poetico spantoso. Tenia un naturale romantico e ribelle, fu di arrennegare con sa vita e sempre se stintendio disterrao in domo sua. Forse si proprio po' questa esperienza di vita a porsi un prendere mezzo su sa solitudine, si isolamento e mescamente si sfruttamento de sa gente sua, de so sardo so e puro de so spovero de su mondo intreu. Questa idea si può riassumere in uno del suo verso suo so prus o notto so. Senza distinzioni scuriales, devimus esse, fizzos de un'insigna, liberos, rispettados, iguales. Questo verso emeva satira sa poesia sua, sa sunisi galoi attuale, se sunisi antatas de concordo sa tenore, eppure de gruppo musicales de giovano so. In atteros stiles prusu modernos, puite sas idea suas, sunisi universales, e non tenene edade. Peppino Mereu cuchizu de su dottore de Donara, però e no a porsi studiare ga e totto, puite a su tempo su non becurini scolas, e in famiglia curini purum edas frades. Appustisi che sta barrao orfano, da pilo coneddu giovano, e sa gerrao sa vida. Chinzas a si candare carabinieri. E un mente carabinieri attento sa possibilità de un nossere accante, sor problemas de sosardos o de medas a terarbidas, e ustu le serbiu de ispirazione po medas poesias. Appustisi de chimbannos però e se stir malaviau e le stoccau a si che torrara donara. Olande prima un tempo lungo in sispidale, in Tattari e in Castello. Può morir de usta malattia, pare de i capa puru perdiu s'amore de sa vita. Torrau a bidda sua, tanto puru posi campare, antava da i sargaras poeticas, in sa schestar de sarbiddas, un cantadore se meda prur mannor de isu, e lor binchia puru, e proprio antande, in sa sprazzas, a porziu chini ares a poetica sua, partinde de sa vita de cada die. Ed è solo un problema di questa gente. Peppino Mereu ha fatto poesia sociale, ando Galu non si istionava manco del socialismo. E grazie a questa esperienza di questa sgarra poetica, ha pure sviluppato un ritmo preciso e bene dividio e ha fatto una struttura di dialogo e gli dà a questa poesia sua forza drammatica. E in questo tempo, su de malattia, creava de si gampare puro antande sasa oiuvas, caende sar musicas, e sa narrere sa serenadas de primavera po ando torravan sos pastores, e mescamente caende si scrivano po sa gente e appusti spur po so comuno e sa consigliatura. I sos ultimo sannor de vida torrada a scrivere in pizzu dei sumattessi, de maniera arrennegada e sempre prur deludia. Mescamente andò a Sahine, vivia da grazie a Sasazudo di una pariga di amigos. Vivia da belle de limusina, in povertà, però sempre un grande dignità. E voi, intanto si va ad ascoltare le poesie di Peppino Mereu. Bene, dammi la mano, sfortunato
tu essere degno di sistema mia. L'ottendi in un mare angustia, questo vergine cora meritato. Cantar bortas promeas delirado, sognende cudra candida Maria, chi te presenta di narre risvia su dolo, cada issa ses amado. Eo so cudra camas, caro fiore, c'abbandono ridente su giardino pro di faghe de mene possessore. Beni duncas, no vivas in pivino, e fattendo un sogno de amore, fritti sa testa in s'amoroso sino. Questa qui di amore, de pepino l'amore. Beh, lo devo fare. Vorrei grazie a Diadero. Grazie. Gisella, dico, devo domandare dopo, sì, se di preparare un'altra burra, o un plettau se conosce un mello su Peppino Mereo. Già, io intendo Peppino Mereo, è sempre un dono, un'istrina in ogni orta. Voi intendi con Tau de Gisella, con questa bella faidara ovodesa, che, come te nai, vai da ribai profungo su web, su vita amore, se state a pensare musicale, è diventata una canzone, ma ad antendi recitata di ai, ci penso che, insomma, grazie. Ti poche da fuori tutta questa bellezza di questa poesia, sì. Tutta questa bellezza che c'è stata. Grazie, pensa se con suo resumo che si è fatto di questa vita, poi fare un resumo di questa vita di Peppino Mereo, non è cosa di nulla. E Gisella ha discipio d'occai schivunti stetio proprio nareoso e spunto profungoso dessa poesia, dessa vita di Peppino Mereo. Antonello Pazzo, fermo questione di prima di tutto scosa, si spoetta, si usa ribauso, di su minzo, anzi ho partito dai gesuiti, si su 1500, finza a spoetta de oi. E dunque si può si chiedi questa regione a pizzo delle attività e del suo premio che aveva altri. Proprio per legarmi a questo che è appena venuto di tu, io credo che sia importante riflettere un'altra cosa. Chi osozio d'operai, di gente di Rubobolo, Pubolo Minuto, come di Massassari, che si fa il padrone di una cura, di un gulleggio di cudi che verrà a facco, e si fa quindi il padrone della poesia e oggi è il vettore, diremmo in italiano, più importante in Sassari per la poesia da Saresa. Però tutti i rosi non fiorino allo stesso momento né hanno lo stesso colore. A chi non vi so solo così vedi, ma dobbiamo registrare cose che non so più andando bene. La nostra sezione, a proposito, noi pensiamo di mandà Romando va alla 48esima edizione entro un anno per festeggiare il 2024 Drento, il maggio sassarese, che è un maggio culturale che si svolge a Sassari di manifestazioni culturali. Gli zia, che non sono tutti rosi che si fiorino e non tutti allo stesso momento. Mentre i lacri tre sezioni sia l'italiana, indi oramai è diversi anni che si vocificheggia sempre di più e le poesie sono di Garedai e il Lusacchio altrettanto, non si può dire ma stessa cosa per la Saresa. Non è tanto per un numero di gente, di poeti che partecipano, a chi i poeti in attività sono sempre più pochi, di più sono molti di 10 anni, quindi se ne sono arrivati un disinodimo che il risultato non sia buono, però il problema non è il numero, ma è il ragazzo. Noi siamo assistenti in Sassari ad un incarimento progressivo e coicante di chi so, la carità e il poesia. Abbiamo avuto durante l'usozio una discussione e una riflessione attenta, assistenti di studiare il fenomeno. Però alla sola non ve l'avemmo. Allora, chi si che do Baricchia ne aveva a cuore, a Romanco come anche noi, la chicchione della Renga Sassaresa, si deve dare una mano. Ha cominciato dal comune, chi so, il territorio indichi che la Renga ancora si fa vedda, a finire con l'istituzione regionale. Secco, a che cosa è l'ultimo periodo stiamo muovendo?
finalmente da voi da 7 anni di chissà che hanno fatto Balusaco, l'anno passato hanno fatto la norma, lo standard si dice ortografico per scrittura, e è una bella cosa e serve. So cominciando i laboratori di poesia, di cultura e di teatro sassarese, la Gheta Passata è cominciato un corso riservato in sassarese, da Paribizzini, da 8 anni a 10 anni, pa si ha di cominciare, però c'è bisogno, per la difficoltà che manna in di sassarese, in sacciappa, c'è bisogno di più. La famiglia, come ti dice qualcuno, non bacia più a chi? Massimamente le famiglie più giovani, lo babbo era mamma, oggi in Sassari, nei anni, manco di ripiglione. Allora io credo di che ho fatto un gioco davvero convinto, e non da oggi, che finza quando non avremo la forza di bucare il ricorso dell'obbligo, come è in materia curriculare, la riga non per niente di va. Massimamente paghissi ringhi che sono in difficoltà in mano, come te lo dico. Verità, verità, non avevamo niente di inventare, non avevamo niente di inventare. A chi? In regione come te noi, lo Trentino Alto Adige, che è una regione autonoma come la nostra, una ringa ladino, che è una ringa romanza come la ringa zaga e le sue varianti, si, i bizzini li imparano ancora. Allora, la regi Ligia Comanzano, la legge 22 approvata il 1918, la legge 432 con poco più invece. Si tratta le leggi o a cunzalli se non sono ben fatti o farli funzionare. Hai fatto bene, Donne Untadan, di essere il ragionamento sempre questa regione. Si scola e si istituzioni si andano ad imparare la lingua. Però si possono tantendi questo servio che fate un noso di aggiudo in San Regioni, in tutte le istituzioni, soprattutto di Adero, la regione che ha tenuto questo statuto speciale, come hanno avuto lui, altre regioni si invece deniti, fanno investimento differente, a pizza lingua, in scuola e tutto quanto, e noso si spera bene. Noi siamo provenienti, poi questa regione a noi si sta donando una mano di aiuto, con questa trasmissione è tutta, ha fatto questo progetto un prentas, però non basta, da tocca entrare a scuola, gusta in materia curriculare. Ma perché è tutto, Sei di accordo, Giuseppe. Cicci Tomasa la docet. Cicci Tomasa. La politica regionale, ma pure la politica a livello de comune, de amministrazione, si deve dare te vagare. De momento quando voi picciò cudeo, chi in vida, come in tutto canto dal vida, sa baia 2 e 3 dies de vesta, e va bene, una notte magari baia poesia, un'altra notte baia da chitarra, un'altra notte vive adesso su complesso. Come gusto, dai 20 anni da questa parte, poesia e chitarra in questo paese sono in questa non mi da più, quindi questo è un'altra cosa. Ecco, magari su spicciocco, se uno spicciocco bandatore a ascoltare una garibusia, non li piace, che probabilmente non la connotte, non la comprende. Però se mi insisti in questa cosa, è o canughieni, di satran ancora, più lo spicciocco sono obbligato a ascoltare, questa garibusia e magari comprendere questa poesia. E tocca da si da spiegare pure poeta in questo momento. Adesso comprendi bene che lì è la complessità di questa bellezza della poesia. Questo dipende dall'amministrazione locale. Devo ma volli, mancai tu, Anna Cristina, e ma volli ancora, conosci ancora cosa, pizzo adesso, premio Nannetu Chichine. Antifatto, poi questa pubblicazione, Boges de una IA, noi questo è uno della ballo che ha fatto tutt'ore TED e altra cosa che ha fatto posato, ma tu ti stavolti domandai ma devo tengo una curiosità di non so sicura se mi lamento bene, ma il tireddo tenia finza se una giuria popolare oltre se questa tecnica o vado una giuria una giuria commente, insomma canonica come te competente sì una giuria popolare vedi impattata vedi poi anche ancora ida do esti abitudini del questa cosa è bella devo dire questa giuria popolare una giuria popolare coinvolgi però, sa gente da toccaia
abbonare a fora sa gustare l'idea, se in pru concorso, sa ecci mancai, certo. Si coinvolge de prus sa gente che mancai non tenni sa possibilità di partecipare direttamente, poter non tenni di sconoscenze, ha detto tu canto. Questa cosa, e sa giuria popolare non è l'idea mala. Adesso intendo narrare. Per la giuria popolare, in un corso che hanno fatto con Vittorio Sella. Ma sì, poi da qualcuno una visione poi non si chiede più. No, devo su che intendo una dei poeta che anti frequentavo e vinto e tirello, ma che non vinto premiavo, che anti frequentavo avranta sempre spantauso dessa accoglienza che sai da disi spaidi, poi da caduto sconsiderata come te che vesti andate a domo. E io penso che questo puro sia importante a intro de suo percorso di un premio letterario. Questa è un percorso che si va preso preno, ecco, sul fatto che si sta un'altra questa due cose. Questa poesia. Diego Satta ha pubblicato questo libro. Ma vi è sindaco quando ha fatto questo libro o quando l'ha pubblicato? La prima edizione, questa è la seconda. La seconda, no. Bella questa cosa. E conta proprio di Sabi di Gedda, di Tireddu, e uso a legge magari. Questa storia di Saida, da archeologia fino a Oe. Vado un capitolo fino a dedicato a sa poesia. Dunque, cosa bella del suo premio intitolato Nannedu Ghighine è che Nannedu Ghighine fu riconosciuto come il suo poeta del suo semigrado. Caisu fu morto in Como e canta me da semigrazione. E dunque, finza si andò a il suo nome di uno che è sconosciuto come poeta che dedica, insomma, su tempo suo, ai disterrausu est un Sussima gara isse la fatede proprio in un circolo de sos emigrados in Francia. Ma isso canta me da come te da tema proprio. Ne bodese e disterro. Isse si vive di tanto su tempo volea leggida una cantone sua, una poesia sua proprio chi va da de comente si sentia essendo emigrato. Su Mereu, una cosa, e poi devo Emma Volli, intendi stata la poesia di Peppino Mereu, ma Emma Volli c'era una cosa, pizzo proprio delle organizzazioni, ma questa Sozio Issir esiste ancora, sì. Organizza sempre Issu, un suo comune, un saproloco, come ti funziona questa organizzazione? Chi sì, questa cosa nasce goi, Spensatello si incomincia la mandata da inanti con un vago di amico che l'hanno aggiuato. Poi è passato a sincuro dell'associazione Issir. Issir è un numero medievale dei Tireddu. E si narra l'associazione Issir. Chi manda da Dainanti su premio un pare con saproloco. Un saproloco. Un premio che costa pago, che non damo su per un premio in dinari a nessuno e nemmeno un rimborso del viaggio o cosa del genere. Una bella vicenda di caso. Lo finanzia l'amministrazione comunale, credo che noi penda più di 1.500 euro. Più che i sponsor. Poi, professoressa, siamo tutti volontari, tutti damo su tempo su chi bigherete, chi è pro organizzare, chi è pro fare su segretario, chi è pro iscrivere, e Gai si manda a Dainanti, ecco. Sopra l'accoglienza, come ti dicevo prima, è vero, ed è pure un deso sempre impantato, a me mi pare che facciamo una cosa normale, non facciamo nulla di eccezionale, però ogni anno veramente amo su questa. Come tannare questa grascia che non narana che i tireddu si acciappano bene chi sono tutto ammacchiato noi facciamo una cosa come intendo andiamo a fare io andavo di e tutto duso tre anni su a oi è sempre stata una cosa bella andai in gomis si sono giocata sempre bene si intende Emma Volli vai biri Gianni mancami d'un quadra da Angela Costanzo ha fatto questa bella pubblicazione, dunque ti do un grazie, se poi ti sei regalato a Anna Cristina questo libro, cosa sua, ma si ha portato pure un disco, e questa è una cosa
o i diaderi che balli in mera, poi ti disco se non ti fai per nessuno, poi hanno cosa ascolta Pruso con su disco, ma oggi questa musica la si renta liquida, una... ah no, è tutto in file. Però è lo canto meu, è tutto canzoni sassaresa, sa, dunque, sa, bella questa cosa. 14 canzoni, fondi. 14 interpreti. Ah, ah dunque, sa, 14 cantanti, si differenziano. Sì, tutti cantanti differenti. Ah, dunque, sa. E chiude il CD. Insomma, dopo mi ascolto con pregeri, poi ta, Deo, mi vanta macchiai, la gobula, la saresa, è una cosa troppo bella, una ricchezza manna de tatari e tutto. Ma moi, e poi a ribauso, Anna Cristina, che, ospiti, se, la deve presentare. Che Gisella tene di adesivare un altro regalo, si na finza zai tasasi preparau. Gisella, vuol dire, testamento. Su testamento deve più nomere. Como chi so a letto moribondo, morzo tranquillo, sereno e contento. Però, prima che lasse questo mondo, cherzi scrivere su meu testamento. E dimando che sia rispettato su di sizzu e sull'ultimo momento. Appena mi vidi desispirato, inseradimi pure in battor taulas. Deo non cherzo baule forrado, e nessuno pro me spenda paraulas in laudare, commente bindada, chi finzas in sa fossa, naran faulas. Sa sepoltura la cherzo iscavada, foras de suo comune camposanto, merita gai, s'anima dannada. No permitto, s'ipocrito pianto, de bennera mi faghe compagnia, cando so sutta e suo funebre manto. Però, si va persona cara e pia, semplicemente, senza pompa vana, recitate una santa Ave Maria. Muda siste sa funebre campana, non permitto su canto né su teu de sa niedda ipocrita suttana. Deo non so marrano e creo in Deo, prite man imparado all'istimare dai minore mamma e babbu meu. Però so scorvos, lo lasso volare, vestidos de terrena finzione, manca mortum de gerzo fentomare. E tanto in questa misera persone, va pacu pulpa e fa di ridicada, teni de bolla sa soluzione, s'anima mia tante già purgada, però su tanto patire ha meritato su chelu, si è vero che bindada. Si pro caso, un upacu sigillado, agattades. Domando, pro favore, non sia su sigillo profanado. Contene d'una storia de dolore. Sono litteras d'una sfortunata, dulce poema d'un vero amore. D'un ritratto spuro in ie bada. Uno è de s'amorosa mamma mia, fatto sa die chi l'ana sepultata. Satteru er de Sanzone chi tenia in coro con amore tanto forte che maleadu vida e pizzinnia. De cussa amore in detenzo sa morte, a sora de sa vida sa più bella. Ah, decretu fatale e dura sorte. Tue, in battor muros de una cella, se spianghende e preghende in segreto, poveri sconsolata verginella. E Deo, moribundo, soi su letto. No appo morto, no appo furado, morzo senza peccato svirgonzosos, perdono, non cherzesse perdonado, Deo, perdono, cuddosi schifosos, che de su male meo han fatto isciala, con sol libellos ignominiosos. Perdono s'infamante limba mala, cudda chi de veleno m'abbocchidu tanto promide con sa rughe a pala. Perdono cuddos chi s'han dividido un ubicolo e pane chi tenia a sora chi m'ambido più sfamido. In mezzo a tanto ramos de olia, Deo cherzesse su e s'accicuta pro involare un ufrastimo e bia. Chi m'ha causato gusta rutta, viva chent'annos, ma paralizzato dai male caducu e dai gutta. Questo frastimo è spesato e pensado, prite che morre non devia ancora, comente morzo, decoro airado. Serpente vile, perfida colora, fattazis de prunizza avvelenada, una foresta in su regno e flora. E cando magirbidu che si spada, viles,
agistentus attrivida dandemisa funesta pugnalada. E como a sus estremos de sa vida, pro ricompensa de satu villano, vos do custa tremenda dispedida. Pepe Mereu, vos tocca sa mano. Pagare narrare sa forza e sa poesia. Ci via. E sairu in ita si vodi furriai, in italiano si danna e sublimare, commenti su chi ha passato, Pepe Mereu e a oi t'arriba. Ci via. Ma che develi in questa... Beh, a regioni. A regioni meda. A regioni meda. Non so dove oi, ma a suo tempo su chi sa vivio tutto questo, da vivio in Sagarri sua. E commenti ad Annai Gisella, in una pubblicazione sua sulla mia carne morbida, in Sagarri deve peno peneo e passare gusto e prude gusto e tenia da regione. Dunque, Anna Cristina, grazie ancora, Gisella, grazie. Gisella. Anna Cristina, su tempo te spacciavo, però devo e mi voglio domandare una cosa. Intanto a su collegio, itta e aici a su premio dei tireddu, itta sei preparati, su tempo benidori, come ti organizzai, quando tornassi a cominciare, quando adessi, pubblicazioni, si su bando e tutto canto. Itta su seri, de grazie mengiano, cominciavo su con tu. Non voglio usare prima di ammentare la giuria di nuovo premio. Un minuto. Il presidente è Giovanni Viore, di Itte. Su Babbo Mannu, dei suoi poetas, dei suoi poetas in attività. Lo ha definito Tonino Oppes in un'intervista alla rivista Dotto in Parisi, il grande vecchio della poesia sarda. Poi beh, lo sottoscritto, come segretario della giuria. Poi vi sono due poeti, manni, uno è Stevene Arro, Sattero e Mario Marrasa. Poi vi è Domitilla Mannu e Giampaolo Sardo, due grandi studiosi della ringa e della poesia sacra in generale. E Piero Garau, che è un giornalista assai chiamato in Sassari e va in pensione. Il premio, noi avevamo, come ti dicevo prima, l'idea di inviare un bando per il 2024 entro il mese di Nadari, fa la premiazione nel mese di maggio. Siamo travagliando a chi la presenza di Sassaresu sia un bel più fuochi e siamo impegnati con i poeti sassaresi che sono crevendo in poco di preparare che cosa. E piremmo che le cose siano andate bene. Noi non finimmo di lottare pagicchio. Forza. Ma coraggio che non può essere burracchio. Bravo. Andavo se ti reddo. Intanto invece si pausato su quando cominciai a tappunto sei. Come su paese che entra da facchino su la premiazione di questa edizione. Di Ocanno. E a Freazzo facchino torna su bando, però sanno niente. Però quanto riguarda la giuria, permettetemi di ammentare un paio di persone, certo, che abbiamo sapito a Sincominzu, professor Nicola Tanda, e Michele Pinna, che non c'è un piusu, e altro due che non c'è un piusu, su Mantessi, Tonino Rubatu e Nino Pericu, de Oschidi. Oe sa giuria, vamo a Francisco Vossu, De Ottieri e Tetta Becciu, che è una poetessa meda connota, e poi Bessa, la presidente dell'associazione che è la Vizza de Spensatello, cioè Tetta, che è presidente dell'associazione, Tonino Satta, che è un dirigente scolastico di Ida Ghizza di Tattari, e poi quest'anno abbiamo aggiunto a Vanna Ledda de Viaghe, che è un insegnante che si occupa della lingua sarda per il Pisello di Icola, e Stefano Ruglio de Diesi. Questa è la giuria. Bene, una bella giuria, bel impegno umano, e dunque se speriamo bene questo premio puro. Te cantano sei che tu sei faendi, cosa? 33 anni, una cosa bella. Tutto però, premio che aguanta. 30 battere, sanno chi è. Beh, mi pare che doppio salutare a tutti, su quanto a Deo, su Castelli, su Sarrellogio, questo è malarito, non si firma nulla, andrà innanti sempre, sempre, sempre. Se e dunque, a da rispettare.
E cominciato a salutare gli amici nostri. Salutato tanto cominciato con Gisella, dovrei dire grazie, se come di indirda, pensavo se una tarotta che dai i pregeri. Sacina che beniri, ci vadeo su un altro topio con tu, si ti vai i pregeri. Certo, grazie. E chi ne sa portare, se beni, si sa, sacina che beni? Lo posso narrare? Chi era si... Sì. Montanaro. Montanaro. Ma tu sei però rubino, sono de domo. Andà bene, si beo con tu sacina che entra, ma con gli spettatori sei tutto, Mi raccomando, voi ne uso un'occasione in pruso, una motivazione in pruso, perché stiai sa puntata cosa nostra, perché sa dire che bene, e usa tenni d'oro Gisella Vacca con una poesia di Montanaro, e sa raccontare, sa vedere tutto di Montanaro. Ma salutavo sui amici. Grazie a Angela Costanzo, voi avete fatto compagnia, questa poesia che sapete io, e posso che vai di in salvita, no. Questa poesia sarebbe di Donzidie. Antonello Bazzo, poi Bio Ottavio, poi insomma, no, poi si scelte sul segretario del Supremo Collegio, ma ho detto su chi vede questa passione contagiosa che Antonello, grazie Antonello. E speriamo che ascolti il discorso che a Naue che ci sia la sa possibilità di picare questo zerrio di Aderus a Pizza Salina, sì. Però tu su che andavo in sa poesia. Antonello non è sti scelti uno che predica, da è uno che vai. Se esempio, che si ona da manno. E Gianni Paoleso, grazie. Poi si impegno in suo premio, in suo socio collegio, che è sti importante in me, da su tutto su che antinavo, costumeria a proposito del suo nome, che prima voleva un luogo delegato a sa cultura arta, poi su popolo, non è da torrapicaia, è da torrao. A sa cultura in altra maniera. Grazie, grazie a Diego Zatta. Grazie a voi. A Itireddo. Grazie a Antonio Antonio Mariardo. E i Moisi la Sausa e su Eddoso della poesia di Nicola Loi. Sì, Nicola Loi che ha ascoltato bene sa puntata Cosa Nostra, de oi ha da cercare in Moi una delle poesie, dei mille e passa poesia che ha descritto, e devo se torno grazie a tutto cosato, se si seguiu, e si va preceri, sabato che bene, sempre a 9:15, sempre sul canale 79 della Radio Televisione Sarda. Sì, se vai precedere, se sono pari, fuori date cosa sbella, cioè questa poesia, questa anima e tutto dei sardos, ma in moi, Nicola Loi. Sarraiginas. Ite sommine sena raiginas, sena salimba in su pensamento. Cando no es de trigo sa farina, es piuer chi bola di suento. Sarraiginas un de su connotto, su popolo in tutto si bilughe, in sa terra e in su dotto, Cassanimo profondo che la giuga. Si sesi sumbra de salimba anzena, salimba dua est una porcheddina. Sammente, di ammesturo se spiena, sospenno un giuga si saraichina. Cando chi la faeddas del minore, vivido a scun sorbezzo spiliganos, su faeddu adatti lu valore, che la conosces dai primos beranos. Impara spuru salimbas de fora, chi ti poden servire in salbessidas. Ma guarda chi fa da ad ogni ora, sempre in pittas da canto di schidas. Fa da sanzena e penso san mia, con cusa leggio, canto e iscrio, e spiagherosa che un'armonia, con cusa chi fa eddo intendo e bio. Esposta in sarocca marmarina, di questa terra antica dicciosa, salimba de piana e montagnina, esprosso sardos, prenda preziosa. Custa attividadi est istetia realizzata cun s'aggiudu de sa Regione Autonoma de sa Sardigna, imprentas 2022-2023, le regionali 22-2018, articolo 22.